Siamo adesso alla nostra rubrica La Vecchia Padova, andiamo a scoprire oggi la nascita del corso in città. Andrea Moretto, vediamo. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Con la costruzione della stazione, il commercio e l'industria a Padova ebbero un nuovo slancio. Il centro delle contrattazioni era situato nel cuore della città, quindi necessitava un collegamento rapido e agibile. Venne così costruita una strada larga, originariamente chiamata il rettifilo, per la sua caratteristica di strada lunga e dritta che dalla stazione, contornata di palazzi in stile vittoriano, andava dritto al centro, quello che era per eccellenza il suo punto commerciale. Inizialmente vennero subito creati i collegamenti con carrozze, ma anche tram a cavalli che successivamente vennero sostituiti da quelli elettrici. La strada costeggiava i giardini con l'arena romana, la cappella di Scrovegni, il nuovo maestoso palazzo delle poste, sul ponte della Stua che scavalcava il naviglio interno che dalle porte contarine defluiva all'interno della città. Ma sono molte le curiosità che non si conoscono e che nella vecchia Padova racconteremo pian piano, con un unico consiglio, quello di guardarsi attorno, strade e palazzi d'epoca che se potessero parlare ne conoscerebbero di storia. Cominciando dal Palazzo Folchi, che poi è diventato appunto Hotel Grand Italia ed è un bellissimo esempio di liberty, uno dei più classici, dei più belli esempi liberty che abbiamo in Padova. E poi c'è il Ponte del Corso, che è pieno di storia, le porte contarine, per non parlare dell'Arena Romana, e dei palazzi che si affacciano, lo Zuckerman, il Palazzo delle Poste, il Palazzo Donghi, Ponti. E insomma sono delle cose veramente molto belle che vale la pena di approfondire e studiarle bene. Il rettifilo cambia nome più volte a seconda dei periodi storici, quindi troveremo Corso del Popolo, Corso Garibaldi, strada che si prestò efficacemente a sfilato eventi anche sportivi nel periodo degli anni 30 e 40 per la sua caratteristica di naturale ingresso alla città.